Yeah. Thank you. Allora, buon pomeriggio a tutti. In un ideale processo di efficientamento energetico di un edificio in cui l'output è il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso, l'input, o meglio gli input, si possono assimilare essenzialmente a due grandi categorie, di interventi. L'intervento sugli impianti tecnologici, essenzialmente, è quello che abbiamo visto nella precedente relazione, e poi c'è un intervento sui materiali che costituiscono il gruppo. E proprio di questi ultimi noi adesso cercheremo di dare uno sguardo sulle più recenti attività che noi svolgiamo in Enel. Mi preme però, prima di iniziare, in genere io all'inizio delle mie presentazioni inserisco qualche slide, due slide di presentazione Enel, che oggi ancor più si rendono importanti, in quanto che stamattina ho sentito indicare Enel come ente nazionale per energie alternative. In realtà questo acronimo non è più, adesso c'è una sigla per cui l'Enel si definisce come Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Quindi questa è la declinazione della sigla Enel. È stata istituita nel 2015, rapidamente è organizzata in vari dipartimenti, di cui uno è quello al quale io appartengo ed è il Dipartimento di Tecnologie Energetiche. L'Enel ha un personale di circa 2.000 ricercatori e tecnici distribuiti sul territorio italiano in vari centri di ricerca, di cui uno è in Basilicata, del centro della Trisara dal quale provengo, all'interno del quale ci sono circa 140 dipendenti impegnati più una serie di consorzi. Questa è la premessa necessaria e importante all'attività che adesso vi illustrerò. Attività che riguarda, come vi ho detto all'inizio, essenzialmente il materiale inteso come base delle attività di riqualificazione energetica di un corpo edilizio. Riqualificazione energetica che essenzialmente è tesa a migliorare la classe energetica dell'involucro sul quale si va a intervenire. Ed essenzialmente l'efficienza energetica si migliora attraverso tre tipi di intervento: isolamento termico, produzione di energia, ottimizzazione dell'impianto di scaldamento. Noi oggi ci occuperemo fondamentalmente in questa relazione della parte di isolamento termico attraverso l'utilizzo di materiali anche innovativi. Sulla definizione di efficienza energetica non mi soffermo più di tanto, mi preme, anche perché è l'oggetto della giornata di oggi, quindi è stata più che ampiamente approfondito come concetto, un brevissimo cenno al rapporto annuale dell'efficienza energetica che l'Enel ha pubblicato nel 2017, nel quale si fa riferimento in particolare a una serie di interventi sui trasporti, sull'industria, sul terziario e anche ovviamente sul residenziale. E all'interno di queste aree tematiche si individuano una serie di strategie atte a migliorare la resa energetica degli uomini essenzialmente. Noi ci soffermeremo qui, ma giusto per comodità di esposizione, sul settore residenziale e sui materiali che consentono un miglioramento dell'isolamento termico e quindi delle prestazioni di efficienza energetica nel settore residenziale, appunto, in cui questo diagramma a torta evidenzia una serie di situazioni critiche per quanto riguarda le dispersioni energetiche, e fondamentalmente i consumi energetici dipendono da due grandi fattori: un grado di inefficienza energetica delle utenze e un alto grado di dispersione termica invernale ed estiva. Queste due tematiche sono tematiche che rimandano a un tema, stamattina si parlava di Comunità Europea, si parlava di interventi della Comunità Europea. Bene, la Comunità Europea è tra le varie attività
partita è fortemente impegnata nella lotta alla povertà energetica. Povertà energetica che si esplica essenzialmente da una parte nella incapacità delle utenze di far fronte dal punto di vista economico alla necessità di riscaldamento e raffrescamento per carenza di risorse economiche, ovvero per elevato costo delle risorse stesse, ma anche dall'altra parte, un'altra parte anche per uno scarso efficientamento energetico delle abitazioni, perché vecchie, perché vetuste, perché non c'è conoscenza dei risultati che un intervento di efficienza energetica può dare in termini di non soltanto di risparmio energetico, ma anche e soprattutto in termini di risparmio economico. Quindi questi ambiti, l'efficienza energetica, la parte tecnica, la parte diciamo di ricerca, sono fortemente legati anche ad aspetti prettamente sociali che influiscono fortemente sul futuro delle generazioni. Fatta questa premessa un po' lunga, vediamo che cosa facciamo come attività di ricerca all'interno della Trisaia, del centro di ricerca Trisaia, all'interno del quale opera un gruppo che si occupa, chiedo scusa per la ripetizione del termine, di caratterizzazione di materiali prevalentemente per l'efficienza energetica, prevalentemente in edilizia, ma anche nell'ambito di automotive e di aeronautica. L'efficienza energetica non è soltanto un ambito edilizio, ma allarga la propria capacità di miglioramento delle prestazioni di un oggetto anche all'automotive o all'aeronautica, nel senso che per esempio un utilizzo di materiali che consente un alleggerimento del vettore comporta necessariamente un minor consumo di carburante e quindi alla fine una maggiore resa di efficienza dal punto di vista di efficientamento energetico. Tutti i materiali che noi studiamo e caratterizziamo, caratterizzare un materiale, vi ricordo, significa essenzialmente determinarne le proprietà fisiche, chimiche, prestazionali, più in generale meccaniche, quindi anche rispetto a una serie di sollecitazioni. Questa caratterizzazione si esplica essenzialmente, per quanto riguarda la parte residenziale, nell'ambito dell'isolamento termico. Queste slide, diciamo, il contenuto di queste slide è stato abbastanza veloce perché diciamo, gli argomenti li abbiamo più che sviscerati con il precedente intervento e diciamo che sono a corredo della nostra cultura, diciamo, nel campo dell'efficienza energetica. Ci occupiamo quindi di materiali per isolamento e in particolare ci occupiamo di materiali innovativi. Che cosa sono i materiali innovativi? I materiali innovativi sono quei materiali che posseggono proprietà meccaniche, termiche, chimiche, elettriche, comunque superiori ai materiali, chiamiamoli tradizionali, quelli che sono commercialmente, diciamo così, noti, le cui prestazioni derivano dall'utilizzo di particolari conformazioni chimico-fisiche. Adesso nel proseguo della presentazione avremo qualche esempio in questo senso. Quindi, in definitiva, materiali innovativi consentono di avere soluzioni più efficienti in termini di risparmio di risorse energetiche e quindi consentono un minore utilizzo, per esempio, di materie prime, consentono di produrre energia più pulita o comunque di assorbire agenti inquinanti, consentono di garantire la durabilità delle prestazioni nel tempo. Per una oculata scelta di materiali isolanti ci sono una serie di parametri, di fattori che bisogna, come dire, seguire: lo spessore del materiale, la resistenza di diffusione al vapore d'acqua, la resistenza a compressione, la tossicità, la resistenza al fuoco, la resistenza a attacchi chimici e biologici, tutti aspetti che curiamo all'interno dei nostri laboratori e che cerchiamo di evidenziare nelle attività di caratterizzazione dei vari materiali. Ma quali sono questi materiali su cui noi accentriamo l'attenzione? Le fibre, essenzialmente, fibre naturali organiche e inorganiche, i grani diffusi piuttosto che materiali lievitati o ancora materiali compositi.
daremo adesso un excursus, faremo un excursus su questo, alcuni di questi, iniziando, e ciascuno di questi materiali di cui parleremo in qualche maniera, abbiamo svolto, su ciascuno di questi materiali abbiamo svolto delle attività di caratterizzazione. Il primo di questi materiali è un materiale, diciamo, tradizionale dal nostro punto di vista, ce lo abbiamo sin dal 2010, la fibra di basalto che viene ricavata dalla roccia di basalto che è normalmente diffusa sulla terra, che è una roccia effusiva che viene ridotta in dimensioni, diciamo, di granuli, successivamente fusa, e il materiale fuso viene a sua volta filato e raccolto in questi rocchetti, come potete vedere qui. A partire da questo filo, perché poi alla fine si tratta di filo, che io che noi definiamo come materia prima seconda, nel senso che la materia prima dalla quale si parte la roccia basaltica, ma quella dalla quale effettivamente si parte per la produzione dei materiali che poi vengono utilizzati nell'ambito del risanamento termico, bene, il filo è la materia prima seconda. E quali sono questi prodotti? Sono pannelli in fibra di basalto di vario spessore, caratterizzati secondo le normative tecniche vigenti rispetto alle principali proprietà fisiche e meccaniche, sono geogrid, quindi questo per quanto riguarda la parte strutturale, sono chopper, quindi fibre sciolte per quanto riguarda la resistenza meccanica. Accanto a questi prodotti abbiamo poi un altro materiale che è il cemento erato autoclavato, che al risanamento termico, perché al suo interno contiene una grande quantità d'aria dovuta al fatto che tra i componenti del cemento autoclavato vi è un componente, appunto, che è la pasta di alluminio, la quale in contatto con gli altri elementi, calcio, gesso, acqua, sviluppa una reazione a seguito della quale si ha la formazione di idrogeno. Questo idrogeno fa sì che la massa, diciamo, fluida che compone il materiale prima che venga la presa, questa massa lieviti come un vero e proprio pane, per cui alla fine si ha al suo interno, si ha una situazione di questo genere in cui, andiamo qui, in cui ci sono tutta una serie di bolle, di vuoti, di aria che rendono il materiale molto leggero, è simile a una pietra comice, per capirci, non è una pietra comice, ma è simile dal punto di vista concettuale alla pietra comice, e lo rendono particolarmente performante rispetto all'isolamento termico. Il difetto, tra virgolette, di questo materiale, che è un materiale che è molto utilizzato all'interno della bioarchitettura, per esempio, perché è un materiale che viene definito come green, essenzialmente leggero, isolante e così via. Il difetto è proprio la pasta d'alluminio, che è un elemento, diciamo, particolare per il cui utilizzo bisogna seguire una serie di dettami legati al fatto che dettami di natura normativa legati alla movimentazione, alla manipolazione di questo materiale, legato al fatto che è un materiale che può essere sottoposto, può provocare scoppi o incendi con il contatto con l'aria, per cui ci siamo cimentati con la possibilità di sostituire questo elemento, di trovare un elemento che si chiama elemento aerante, proprio perché genera queste bolle di idrogeno, un elemento più sicuro. E allora abbiamo trovato, e lo abbiamo anche brevettato, lì vedete il numero di deposito del brevetto, un materiale molto, molto green, diciamo così, in cui l'agente lievitante è lievito di birra, quello semplice, quello che si trova ormai nei supermercati, lievito di birra che unito al accoppiato con l'utilizzo di acqua ossigenata fa sì che anziché si crei una bolla di ossigeno, per cui l'H2O viene scissa fondamentalmente in ossigeno e acqua, e si ottiene alla fine, questo qui vedete una serie di passaggi, per cui dalle bolle, dalla reazione del lievito con l'acqua ossigenata siamo passati per l'applicazione col cemento ai fulmini, alla fine siamo arrivati al prodotto finale. A sinistra vedete quello da noi realizzato e brevettato, a destra quello commerciale, praticamente simile dal punto di vista soltanto visivo, ma anche dal punto di vista prestazionale, sia rispetto alle caratteristiche meccaniche, sia rispetto alle caratteristiche
di isolamento termico e le altre proprietà. Accanto a questi materiali, vado adesso molto velocemente, un altro materiale particolarmente utilizzabile e utilizzato, seppur con minore parsimonia, con più parsimonia, scusa, dovuto al fatto che c'è a un costo un po' più elevato rispetto agli altri, anche se questo costo va via diminuendo, è l'aerogel, che è una sostanza molto leggera, composta prevalentemente di aria e in una quantità molto limitata dal silicio amorfo, cioè la componente principale della sabbia. E proprio perché c'è questa quantità di sabbia, viene chiamata anche sabbia gonfiata. Vedete lì questi specchietti bibliolativi le prestazioni di questi materiali, la conduttività termica ovviamente è più che buona, pannelli isolanti sottovuoto con una conduttività termica variabile tra 0.004 e 0.008 watt metro Kelvin, quindi molto molto minore rispetto a quelli agli analoghi pannelli di poliuretano e polistirolo, o ancora di isolanti sottili multiriflettenti, sono quelli banalmente che costituiscono coperte termiche, essenzialmente quando si vedono degli eventi accidentali, di disastri o altro, sono quelle coperte che coprono le persone colpite da disastro, oppure ancora da incidente, oppure ancora materiale a cambiamento di fase che accumulano il calore per poi riceverlo nel modo in cui è necessario, perché le condizioni al contorno fanno sì che sia necessario. Sto andando molto, molto rapidamente per dare giusto un inquadramento della situazione, e ancora sempre per quanto riguarda i materiali a cambiamento di fase, il loro utilizzo può essere sia per superfici interne che per superfici esterne. Su questi materiali abbiamo fatto un'attività di caratterizzazione. A completamento del panorama, mentre scorrono, questa non l'abbiamo fatto noi, ma in realtà sono delle applicazioni su delle brevettate, anche queste su delle pitture, diciamo, di investimento, che danno una maggiore capacità di prestazioni, maggiori prestazioni dal punto di vista dell'isolamento termico. Accanto alle cose che abbiamo visto, abbiamo anche messo a punto una serie di materiali nei quali l'obiettivo finale di incremento delle prestazioni termiche, nel senso che abbiamo visto precedentemente, lo abbiamo ottenuto utilizzando per esempio materiali che normalmente andrebbero a rifiuto fondamentalmente, e che abbiamo cercato di dare, ai quali abbiamo cercato di dare nuova vita, nuovo prestigio in qualche maniera. Uno tra questi è per esempio la lana di pecora, quella che mia mamma, i nostri nonni mettevano i materassi e i cuscini, per capirci, adesso non si mettono più, e che le nostre mogli, i nostri figli magari non hanno più la pazienza di poter utilizzare, che normalmente andrebbe a rifiuto. Abbiamo realizzato dei pannelli prefabbricati in cui la lana viene opportunamente lavorata e ridotta in dimensioni compatibili all'utilizzo, veniva utilizzata appunto in pannelli prefabbricati cementizi, migliorandone le capacità prestazionali dal punto di vista termico. Lì c'è un discorso legato al fatto che bisogna cercare di migliorare, perché è chiaro che diminuendo la quantità di cemento, aumentando la quantità di altro materiale per migliorare le prestazioni termiche, si depauperano in qualche maniera le prestazioni meccaniche, quindi bisogna trovare un mix corretto, però diciamo che la strada è questa. Altri interventi potrebbero essere sui serramenti. Alla fine della fiera, diciamo così, i materiali certamente, l'intervento tecnologico certamente, però le nostre mamme, mia nonna diceva apri la finestra e cambia l'aria, poi alla fine la maniera migliore forse per garantire una corretta, e a basso costo anche, un corretto mantenimento delle prestazioni ideali dal punto di vista tecnico, può essere sempre quella della giusta e corretta ventilazione. No? Quindi questa può essere ottenuta con una corretta attività di progettazione, e questo in termini è stato abbastanza. Grazie all'ingegnere.